vediamo come funziona il processo di avvio del sistema embedded. Stiamo parlando comunque di sistemi ARM, quindi prenderemo come riferimento l'avvio completo con l'architettura ARM. Quello che vogliamo vedere innanzitutto, come avviene, cioè che cosa succede nel momento in cui noi accendiamo la scheda, quindi viene rilasciato il BESAT e parte la procedura di boot. Cercheremo di capire questo e poi cercheremo di capire come fare a mettere un sistema operativo completo Linux partendo da scratch, praticamente da zero, da bare metal. Costruiamo un sistema operativo con kernel, tutti applicativi di terze parti, e lo faremo attraverso Gitboot. Quindi, per cominciare, diciamo che quando un sistema, cioè quando una scheda generalmente viene accesa, quello che succede è che tutto l'hardware non è inizializzato, quindi le periferiche non possono essere utilizzate, la CPU sta in uno stato che potrebbe non essere ancora determinato, potrebbe non essere lo stato che serve a noi, per esempio. Quindi la prima cosa da fare è cominciare a inizializzare le periferiche all'interno. Come si fa? Attraverso un processo di chain loading, che non è altro che ogni step aggiunge nuove funzionalità alla scheda. Quindi la prima cosa che viene avviata non è altro che il Training Program Encoder, che è il primo stage della CPU, il primo stage del bootloader. Questo qui è un codice molto piccolo che è all'interno della ROM del software, cioè una ROM all'interno del System on Chip, che contiene questo codice che solitamente gira sulla CPU. In alcune schede particolari, per esempio la Raspberry, gira sul CPU. Quello che fa è inizializzare il device di storage persistente che viene utilizzato per fare il boot, e poi prende il file del secondo stage, l'SPL, e caricarlo in memoria. L'SPL dipende dal software, quindi cosa fa non è stabile, non è costante, diciamo. E la cosa principale che dovrebbe fare è inizializzare la memoria principale. Perché? Perché quello che ha fatto il PPL è stato caricare l'SPL nella memoria interna del SOC, che per esempio sulla M358, che è il SOC che c'è sulla Figure Complete, è 128 kB. È troppo poco per poter far girare gli stadi successivi. Quindi la prima cosa che fa l'SPL è inizializzare la memoria. Poi quello che succede dipende dalla scheda. La Beacon Bond, per esempio, carica il secondo stadio di un boot, che sarebbe il terzo stadio del boot code, e poi lo avvia. La Raspberry invece, dato che è avviato sul GPU, deve fare passaggi aggiuntivi, ad esempio caricare il firmware della GPU, avviare la GPU, avviare la CPU e poi eseguire il codice sulla CPU. Quello che dicevamo è appunto che U-Boot, diciamo che noi adesso andremo a utilizzare come bootloader U-Boot, non è essenziale, usiamo questo, però è comodo, vediamo anche il perché. U-Boot occupa, diciamo, su 400-500 kB. Il problema principale è che il SOC ha soltanto 128 kB di memoria, di cui 19 non sono utilizzabili. Quindi quello che viene fatto è l'SPL, che in questo caso verrà chiamato MLO, non fa altro che cominciare a inizializzare le periferiche necessarie per poter fare il caricamento di un boot. Il vero caricamento di un boot viene fatto successivamente, cioè l'SPL inizializza tutte le periferiche, oltre alla RAM inizializza le periferiche di avvio. Carica il file boot.img e questo file viene caricato sulla memoria principale, quindi quella che abbiamo, per esempio qui ci sono 512 MB. E la configurazione di un boot poi comprende altri file, si vengono caricati altri file, e da qui in poi praticamente il sistema è completo, viene caricato il kernel e via, in un spazio. Adesso viene caricato il kernel, sì, ma in che formato è? Il kernel solitamente, il kernel Linux stiamo parlando, solitamente è in formato, è un'immagine binaria che contiene all'interno una procedura di start, la start routine, che comincia a inizializzare l'hardware per poi passare ad avere inizializzazione del kernel Linux. Ci sono diversi formati possibili per questa immagine. Solitamente con VM Linux si intende il formato non compresso in LF. LF significa che dobbiamo avere un loader per poterlo caricare sul processore, non ce l'abbiamo, infatti questo formato non è utilizzabile all'avvio.
Quello che viene fatto di solito è che si utilizzano formati compressi, ad esempio VM Linux, che non è altro che VM Linux compresso, estratto da tutti i simboli e poi preceduto da delle routine che servono per decomprimere il kernel, che poi andremo anche a vedere. E altri formati sono zmage e bzmage, che sono simili a VM Linux. L'unica differenza è che zmage è fatto per kernel piccoli, perché nel momento in cui viene decompresso il kernel viene messo una memoria bassa, quindi entra nei 640 kB di memoria. Il bzmage invece è fatto per kernel grande, solitamente è il formato che si utilizza sui computer desktop. Uimage è un altro formato ancora, che è quello specifico per Ubuntu, che non è altro che un contenitore di immagini. Non è detto che dentro ci debba essere Linux, potrebbe essere qualsiasi altro sistema. L'importante è che ci siano degli header, che tra l'altro sono definiti nel file include.image.h del repository sorgente di Ubuntu, che definiscono ad esempio che tipo di immagine c'è dentro, che tipo di compressione ha, se è compresso, dove è l'indirizzo di start, quindi dove fare il salto per poter entrare nella procedura di start, e altre informazioni del genere, altri metadati insomma. E una nota è che VM Linux solitamente non si riferisce al formato ma al numero del file. Il numero del file potrebbe essere qualsiasi cosa tra zmage e bzmage. Solitamente quando viene creata l'immagine del kernel sul computer desktop viene creata una bzmage e poi rinominata VM Linux, ma giusto questione di notazione, in realtà sono molto simili tra loro. Adesso voglio far vedere come è fatto all'interno un file zmage, quindi andiamo a vedere direttamente dentro al kernel Linux come è definita questa procedura, questo file. Quindi io ho qui il kit ufficiale di kernel.org, che praticamente è il kernel vanilla, il kit. Andiamo dentro la cartella specifica per l'architettura ARM. Non sono entrato? No. Ok, qua dentro quello che ci interessa, che non compare qua sopra, è la cartella boot, perché noi stiamo facendo il boot. Ok, qua dentro troviamo il MIT file. Leggendo il MIT file, si legge, sì? No. Ok, vediamo che questo MIT file serve per produrre come target image, zmage, simimage, altri formati, anche un image. Quindi vogliamo trovare zmage come è fatto. Quindi, non è questo? Questo qua è la regola del MIT file che genera image, zmage. Come vediamo, per costruire questo obiettivo abbiamo bisogno di questo file che sta dentro la cartella compressed. Quello che viene fatto da quel file viene fatto un OBJ copy, quindi viene estratto soltanto il binario e poi prodotto zmage. Andiamo a vedere quindi come è fatto VM Linux. Sta dentro la cartella compressed, quindi io entro dentro compressed, riapro il make file. Ok, andiamo a cercare VM Linux. Eccolo. VM Linux questa volta è un LD, quindi è un linking di diversi file. Il primo è vmlinux.lds, praticamente il link script per LD, quello che gli dice come devono essere linkati i file. Successivamente abbiamo la variabile head, che se andiamo a vedere la variabile head contiene il file head.o, quindi praticamente abbiamo bisogno di head.o per produrre l'immagine innanzitutto. Head.o poi andremo a vedere che viene prodotta da head.s, che è il primo file che viene eseguito dal kernel Linux. Quindi tornando su VM Linux, successivamente abbiamo pg.suffixy.o. Suffixy è un'altra variabile che è definita in questo modo: config kernel e poi il formato sono delle variabili, dei flag che vengono messi nella fase di compilazione del kernel.
Quando vado a compilare il candy, io posso specificare che tipo di formato voglio l'immagine compressa. Soltanto una di queste può essere messa a true, quindi ad y. Quindi vuol dire che tra tutte queste, una sola vale y, tutte le altre valgono n. Quindi suffix underscore, uno di questo sarà l'unico che varrà y, cioè uno solo avrà y, e quindi avremo la compressione corretta. Quindi big.suffixy.a è effettivamente il payload dell'immagine, il payload che contiene il kernel compresso. Successivamente ci sono altri oggetti tra cui le routine di decompressione, le librerie per poter decomprimere e altre funzioni utili. E quindi praticamente quello che abbiamo visto è che l'immagine WMLinux, l'immagine ZDimage, non è altro che un header, che praticamente è head.o, più altre funzioni che ci serviranno per la decompressione, più il payload che è il kernel decompresso. L'header decomprime il kernel, lo mette in memoria e poi salta sulla procedura del kernel. Quindi, per esempio, questo è quello che abbiamo appena visto, quindi. Quello che vogliamo adesso andare a vedere è come fa il boot e il kernel. Tornando quindi sul codice, siamo di nuovo qui dentro. Andiamo a vedere il link script come linka tutti quegli oggetti all'interno del file compresso. Prima cosa, entry. Il link script dice che questo simbolo dovrà essere il punto di start dell'immagine, del file binario. Underscore start, lo vediamo che è definito più sotto, non è altro che una variabile, diciamo un'etichetta, che corrisponde a questo indirizzo qua, che è l'inizio della sezione test, quindi praticamente l'inizio del codice binario del file che verrà prodotto. La prima cosa che troviamo qua dentro è la sezione .start, che è definita all'interno del file head.h e head.s. Infatti qua dentro troviamo section.start e la prima istruzione della funzione start. Da qui stiamo avviando il kernel. Tutte queste istruzioni qua non sono altro che istruzioni che servono per inizializzare il minimo indispensabile per poter far girare poi il kernel, per far partire la decompressione. Quindi la cosa più importante che ci serve è inizializzare la runtime per poter eseguire delle funzioni C, perché la funzione decompress kernel, che sta qui sotto, forse è la funzione decompress kernel, è una funzione C. Noi, dopo che abbiamo inizializzato tutto il processore, quello che andiamo a fare è un salto dentro una routine C. Ok, quindi questa funzione decompress kernel è definita dentro il file misc.g. Decompress kernel va a richiamare poi la funzione toDecompress, eccola qui, che non è altro che l'effettiva funzione di tutto il comprime kernel. Quindi decompresso il kernel vengono fatte altre operazioni e alla fine quello che viene fatto si entra nel kernel, in quello che abbiamo appena decompresso. La funzione enter kernel va a settare alcuni registri, perché il kernel si aspetta ad esempio che il registro R0 del processore ARM sia 0 e il registro R4 sia l'indirizzo di salto del kernel. Quindi quello che facciamo non è altro che spostare il registro R4 sul PC e a quel punto saltiamo il kernel. La funzione del kernel che viene eseguita è la start kernel, che sta in main.c. Eccolo. Abbiamo inizializzato l'hardware. Quello che dobbiamo fare adesso
è inizializzare il kernel. Siamo in kernel space in questo caso. Abbiamo l'init task, che praticamente sarebbe il processo swapper, il processo zero, che non è effettivamente un processo. E stiamo inizializzando le strutture, quella là sarà la testa di tutte le code che andremo ad utilizzare, le list queue, le list head. Inizializziamo ad esempio il RQ, inizializziamo le CPU e alla fine quello che facciamo è saltiamo su un'altra procedura che è molto più giù. Eccola qua, REST init, che passa ad inizializzare la parte di user space. Il kernel è inizializzato, abbiamo tutte le strutture dati che ci servono, abbiamo la memoria. E quello che dobbiamo fare a questo punto è fare lo spawn del primo processo di user space, che è init process. Infatti, se andiamo a vedere quello che fa qua, init, prova a cercare sul root file system e ad eseguire il file init. Prima lo cerca su sb, poi su h, poi su bin e poi failover passa a eseguire il server. E quindi quello che ci aspettiamo è che quando il kernel viene avviato deve avere innanzitutto un root file system, una struttura di cartelle, e poi deve avere il file init. Quindi siamo arrivati a vedere come viene inizializzato l'app, come parte Linux, e siamo arrivati a quello di user space. Poi l'init si occuperà di fare tutta l'inizializzazione dei processi, quindi avvia tutti i processi e tutto il resto. E questo è quello che abbiamo visto, quindi lasciamo un attimo da parte quella cosa e torniamo a vedere come viene fatta l'inizializzazione, cioè come effettivamente il kernel riesce a scoprire che periferiche ci sono sull'hardware. Noi abbiamo questo qui, abbiamo il kernel, lui non sa niente di che cosa ci sia sopra. Quello che succede è che viene utilizzato un device tree file. Il device tree file non è altro che un descrittore dell'hardware specifico per la board che abbiamo utilizzato. Quindi, perché dovremmo usare un device tree file piuttosto che andare a inserire direttamente il codice nel kernel? Prima cosa è che possiamo utilizzare la stessa immagine del kernel per più schede, semplicemente andando a cambiare il device tree file. Significa che dobbiamo spostare, invece di, diciamo, un mega del kernel, basta che spostiamo pochi kilobyte per poter utilizzare lo stesso kernel su altre schede. Poi non dobbiamo includere il codice specifico all'interno della scheda perché sta su un file a parte, e inoltre possiamo utilizzare un unico device tree che è diciamo comune per diversi dispositivi. Ad esempio l'azienda agricola vorrebbe poter utilizzare un device tree che vale per tutte le sue schede e poi dire ok, però la agricola black ha queste cose in più rispetto alle altre, e quindi facciamo un device tree comune che poi viene incluso su tutte le varianti. Quindi i tipi di file che abbiamo sono il DTS, che è il device tree in formato human readable, non è altro che una collezione di nodi e quindi descrittori, e all'interno ci sono coppie chiave valore che definiscono che cosa c'è all'interno della scheda. Device tree include file è quello che dicevamo, possiamo avere il device tree comune per tutte le schede. E poi c'è il device tree blob, che è il file compilato. Nel momento in cui andiamo a compilare il kernel, quello che viene fatto è che viene compilato anche il device tree e prodotto un flattened device tree, che è quindi l'equivalente compilato. E adesso quindi vediamo che cosa serve per poter mettere in piedi il sistema operativo su questa scheda. Stiamo partendo da bare metal, non abbiamo niente, quindi la prima cosa che ci serve è una toolchain. Che cos'è una toolchain? È un insieme di software, diciamo di tool, che chain perché vengono eseguiti nell'ordine in un certo ordine, che praticamente costruiscono un prodotto finale, un software. Potrebbe essere un prodotto binario, potrebbe essere ad esempio nel caso della Debian Build Toolchain, potrebbe essere il pacchetto dev a partire dai sorgenti. Mentre per quanto riguarda la front toolchain, sono tutti quei tool che servono per poter compilare un software da sorgente, quindi make, gcc per compilare, binutils per esempio per avere ld, il debug, gdb. E la caratteristica
caratteristica della toolchain è che solitamente, almeno per quanto riguarda i sistemi embedded, viene eseguita su una certa macchina e produce codice per un'altra macchina. Nel caso in cui abbiamo un codice prodotto per la stessa macchina su cui stai eseguendo la toolchain si dice nativa. U-boot. U-boot è un bootloader universale, diciamo, perché praticamente gira su qualsiasi piattaforma e supporta un gran quantitativo di sistemi: Linux, NetBSD, BXWorks, QNX Neutrino, e gira su ARM, Intel, X86, quasi tutte le architetture. Non è essenziale, come dicevo, non è essenziale per poter fare il boot su questa scheda, però è comodo perché ci offre una serie di funzionalità che altrimenti dovremmo scrivere a mano. E può essere configurato con dei file di testo. Lo compiliamo e poi lo configuriamo con file di testo. Giusto una curiosità, U-boot è la contrazione di Untersinput, che è praticamente il nome tedesco per sottomarini. Solitamente si fa riferimento ai sottomarini tedeschi della seconda guerra mondiale. Ok, perché abbiamo bisogno di un bootloader? Perché, ad esempio, potremmo voler utilizzare un initial RAM disk, ossia il kernel si avvia, non ha tutti i driver, quello che vuole fare è monto in memoria un file system, diciamo, fittizio che contiene tutte le informazioni che mi servono per poter fare un boot, per poter inizializzare Linux, e poi lo sostituisco con il root file system effettivo. Oppure vorremmo poter passare i parametri al kernel, possiamo, quando facciamo il boot del kernel possiamo mettergli dei parametri. Gli stessi parametri potrebbero essere compilati direttamente dentro al kernel o messi all'interno del device di blocco. Però è scomodo perché se lo vogliamo cambiare dobbiamo ricompilare tutto. E poi il bootloader può essere utile perché magari sulla stessa scheda possiamo mettere diverse immagini e il bootloader poi ci fa scegliere quale avviare. Perché U-boot? Perché come abbiamo detto ci offre tante funzionalità che dovremmo scrivere a mano. Ad esempio, vogliamo fare il boot da NFS? Dobbiamo mettere lo start di rete. Possiamo fare il boot da NAND, da SD. E poi possiamo personalizzarlo senza ricompilarlo perché abbiamo i file di configurazione che ci permettono di modificare il comportamento di U-boot. Poi abbiamo la toolchain, abbiamo il bootloader, ci serve il kernel ovviamente. Il kernel deve essere compilato per l'architettura target e deve essere compilato con le configurazioni specifiche della scheda che andremo a utilizzare. E poi abbiamo bisogno di un root file system. Il root file system è una gerarchia di cartelle che segue la FHS, uno standard, che per esempio nello standard dice che dentro la cartella SB ci deve essere il file init, quel file init che abbiamo trovato all'interno del sorgente del kernel, e lì poi va a caricare il file init tab, che non è altro che una descrizione di come deve essere fatta l'inizializzazione user space di Linux. Poi come si configura U-boot? U-boot, se conoscete come si configura il sorgente del kernel Linux, U-boot è identico. E non è altro che una serie di direttive del proprio processore che quindi abilitano o disabilitano funzionalità e ha dei tool grafici come make-config, come make-menu-config, make-is-config, forse no, anche testuali come make-config. E poi ha già delle configurazioni di default per alcune schede specifiche, quindi magari non dobbiamo neanche fare questa configurazione, carichiamo quella per la scheda se c'è ed è pronto. Questa è come si presenta l'immagine, la schermata principale di U-boot, è identica al kernel. Per quanto riguarda la configurazione del kernel invece, potrebbe accadere che nella mainline del kernel non ci siano configurazioni per la scheda che stiamo per utilizzare, o ad esempio che non ci siano i device tree, il device tree file per la scheda che vogliamo utilizzare. Quindi questa è una curiosità: perché sotto la cartella x86 non è presente la cartella DTS che contiene i device tree file? Perché abbiamo detto che i device tree file sono dei descrittori dell'app per la scheda, perché il kernel non sa come trovarlo. Nelle architetture un po' più complesse, come x86, che è un'architettura RISC e CISC, quello che succede è che il kernel va direttamente al computer, all'hardware,
che periferiche ci sono all'interno. Quindi nel caso di un computer desktop abbiamo che attraverso la CPU o attraverso le interfacce UEFI noi possiamo ottenere le stesse informazioni che otterremo con il device tree file, il device tree block, il flattened device tree, che si chiama PSDT. Quindi, ritornando al problema del fatto che non ci siano, potendo non esserci le configurazioni per la scheda di cui abbiamo bisogno, quello che succede è che solitamente chi produce l'hardware, innanzitutto cerca di introdurre nella mainline backend, quindi proprio il Git di Linus Torvalds, le proprie configurazioni. Se non ci riesce, quello che fa è crea dei fork del kernel ufficiale e ci include le informazioni per le proprie schede. Altrimenti, in modo un po' più roso, è fornire direttamente un board support package, che non è altro che un pacchetto che contiene un kernel già bracciato, già in formato binario, eventualmente delle toolchain già compilate per poter funzionare con la scheda in questione, e altri software. Due fork, per esempio, del kernel sono quello della BeagleBoard, che supporta tutte le schede della BeagleBoard, quindi BeagleBoard, BeagleBoard, BeagleBoard XM e BeagleBoard Black, e il Git invece della Raspberry, che è un altro fork. Ok. Quindi abbiamo tutti gli strumenti per poter creare l'immagine del sistema, però possiamo utilizzare il Bitroot per poter automatizzare tutto il procedimento, piuttosto che scaricare la toolchain compilata, scaricare il boot compilato, tutte queste cose. Bitroot automatizza tutto il processo, quindi si occupa di scaricare e compilare toolchain, kernel, boot e i programmi di terze parti. Supporta i fork, quindi possiamo dire il kernel, invece di scaricarlo dal git di kernel.org, scaricalo da un altro repository. Ha già dei defconfig per alcune schede che praticamente comprendono defconfig di Bitroot, non del kernel o di altre cose. Praticamente questi defconfig già dicono: ok, per questa scheda abbiamo bisogno di questo kernel da questo kit, quindi preimposta tutto Bitroot in modo che funzioni per quella scheda. Poi automaticamente costruisce un root file system e supporta software di terze parti, ad esempio programmi che potrebbe utilizzare la bash che non sono inclusi dentro il minimo essenziale del sistema operativo. Quindi questo è più o meno che cosa dovrebbe essere fatto per utilizzare il Bitroot, ma lo vediamo direttamente sulla pratica. Quindi ritorniamo sul codice. Siamo all'interno del kit ufficiale di Bitroot, di nuovo, cioè si scarica dal sito attraverso un git, si fa il clone di git e si entra. E proviamo a vedere se è presente la configurazione per una configurazione di base della BeagleBone Black. Quindi di nuovo entriamo dentro configs. Bone, eccolo qua. Abbiamo già una configurazione di base, quindi piuttosto che partire da zero con la configurazione di Bitroot, carichiamo innanzitutto questo file make delle cose che non ci stanno bene, perché
che effettivamente il devconfig che c'è su Windows per questa scheda è un po' troppo vecchio. Quindi, ad esempio, toolchain. La toolchain non mi ci trovo per niente con questo menu. Come C library, per esempio, invece di usare la UCDPC potremmo utilizzare la GNIB, che è più standard, di GNU. Poi, ad esempio, GNU/Linux, la versione, vogliamo prendere l'ultima versione disponibile, lo stesso di GCC. Poi potremmo aver bisogno del supporto C++ per quanto riguarda la toolchain, ossia potremmo voler compilare dei programmi che sono scritti in C++. Se non abilitiamo questo, il compilatore C++ non c'è. E ci sono altre configurazioni da fare sotto questo menu, toolchain. Poi, system configuration, per esempio possiamo cambiare il lost name, mettiamo BBB, possiamo cambiare che cosa comparirà scritto quando viene fatto il boot alla fine, quindi mettiamo welcome to Linux Day. E alcune cose importanti che potremmo fare, per esempio, dato che è abilitata la password di root, metterne una, mettiamo root come password. E una modifica importante che dobbiamo fare è che questa scheda, il devconfig per il kernel di questa scheda, modifica la TTY da O ad S, quindi dobbiamo modificare questa voce qui, altrimenti non riusciamo a fare lo spawn di Getty. E poi basta, possiamo passare a configurare sempre il kernel. Qui sul kernel headers noi andremo a utilizzare il 4.1x, perché andiamo a mettere come kernel il 4.1.10, che è una delle ultime versioni stabili presenti sul repository distribuito da Beagleborn. Poi sul kernel, quindi, vogliamo un Linux kernel, e vogliamo utilizzare un git custom, che però non è questo, perché questo qua è quello dell'extra system, è un po' troppo vecchio. Andiamo a utilizzare direttamente quello di Beagleboard. Specifichiamo come nome il devconfig del repository
esempio abbiamo impostato sopra. Il nome è bp.org, praticamente è bp.org_devconfig, però quello che ci dice l'ELF è che dobbiamo escludere l'intelling underscore devconfig, quindi basta questo per compilarlo. Vogliamo generare un file in versione di page, tutto il resto possiamo lasciarlo così. Quindi il kernel è pronto, finiamo col bootloader, vogliamo un boot, stessa cosa, cambiamo la versione del kernel, del tboot, perché utilizziamo l'ultima versione stabile, che è la 2015.07, e cambiamo il devconfig per un boot, perché non è questo, andiamo a vedere come si chiama il devconfig per un boot. Quindi di nuovo ho in locale il git ufficiale di Ubuntu, ls configs devcon, eccolo qua, bomblack, m35x bomblack. Quindi questo lo andiamo a scrivere direttamente qua e basta. Quello che vogliamo è che venga generato un file ubuntu.img, che venga generato un file secondary programming loader, e il nome deve essere mlo, perché l'articolo non si aspetta questo nome di file. Ok, fatto questo, il sistema è pronto, possiamo giusto mettere come file system invece che ext2 mettiamo ext4, per un formato più recente. Possiamo aggiungere dei programmi di terze parti, target pages, che per esempio sono git, make, sono programmi che potremmo volere, ad esempio posso mettere addirittura film, no, non c'è, una volta c'è, posso mettere se io vedi shell utilities file per poter sapere che tipo di file c'è, che tipo di file è un file. Tutte queste configurazioni. Fatto questo, salviamo la configurazione, usciamo e facciamo partire la configurazione di bitroot. Posso fare meno J8? Io su questo computer ho 8 core. Solitamente quando si mette make meno J in un valore, quello che succede è che a me gli si dice la configurazione successiva fammela parallelamente con 8 flussi separati. Con bitroot non posso farlo, il motivo è che bitroot non è la compilazione di un programma, è la compilazione di più programmi, è l'esecuzione dei makefile di più programmi. Dire che c'è un certo ordine con cui lui esegue le compilazioni, quindi dire a bitroot di fare una compilazione parallela significa andare a scavalcare tutti gli ordinamenti che lui utilizza per compilare. Non c'è bisogno che facciamo e specifichiamo la parallelizzazione, perché una configurazione all'interno di bitroot esprime già la possibilità di compilare parallelamente con tutti i core a disposizione sul computer su cui viene eseguito bitroot. Quindi basta fare make, adesso non lo faccio perché richiede un po' troppo tempo, però quello che succede è che alla fine ci troviamo la cartella output con dentro le più importanti che ci servono a noi sono host e images. Images sono i file che dobbiamo caricare sulla scheda memoria che poi andremo a mettere sulla BeagleBot. Quindi, prima di tutto la formattiamo. Quello che ci serve è una prima partizione FAT32, anche molto piccola, diciamo 150 mega, e poi il resto lo mettiamo in ext4 che conterrà il root file system. La prima partizione, dobbiamo aggiungere il flag bootable, perché il primo stage del bootloader va a cercare il secondo stage, il
file MLO su una partizione bootabile. Quindi semplicemente prendiamo questa e diciamo manage flag, fine. Questa è pronta, diciamo dobbiamo disinserire e reinserire questo per fargli riconoscere le nuove partizioni. Quindi sulla prima partizione ci copiamo tutti i file ad eccezione dei root file system. Sulla seconda partizione invece, perché ha generato ZNext2? Beh, il motivo in realtà è che questa LSML ext4 non è altro che un link simbolico ad ext2. Quindi infatti quello che andiamo a fare adesso è un DD di rootfs ext2, perché tanto ext4 è un link, direttamente su andiamo a copiare direttamente il root file system sulla seconda partizione. Bitroot si è già occupato di trasformare tutto l'altro delle cartelle in un'unica immagine, che è esattamente un root file system, cioè esattamente una partizione ext4. Volendo possiamo montarla direttamente sul nostro file system col mount. L'immagine che abbiamo generato in questo modo sono circa 138 mega. Facciamo un sync, non c'è neanche bisogno, e smontiamo le partizioni della scheda e proviamo a fare il boot, sperando che funzioni. Allora, la Raspberry, la BeagleBone è attaccata al computer attraverso seriale, quindi questo qua è il minicom per poter vedere che cosa succede. Gli faccio fare il boot dalla memoria SD tenendo premuto il tasto user 1. Ok, un boot è partito, carica il kernel sta facendo il boot, genera il SSH, perché nell'immagine che avevo creato abbiamo detto anche di installare il server SSH. A posto, questo era il welcome message che avevamo scritto dentro la configurazione di build. Possiamo fare il login. Abbiamo Linux. Come vediamo ci sono il progresso init. Quindi praticamente abbiamo generato un sistema operativo da zero, soltanto la sorgente. Una cosa che potremmo voler fare a questo punto, l'ultima, veramente, è utilizzare la toolchain che Bitroot ha compilato per poter poi generare questo sistema, perché la toolchain praticamente comprende tutti i software che ci servono per poter compilare programmi da mettere su questa scheda. Magari noi vorremmo, al di là di Bitroot, compilare dei nostri programmi da poter mettere, e possiamo farlo perché all'interno della cartella host, Bitroot si è ricreato un albero delle cartelle, un root file system fittizio, che non contiene altro che i file necessari per poter compilare. Per esempio abbiamo dentro usolib tutte le librerie che potremmo utilizzare per compilare su questa scheda. Quindi quello che conviene fare è creare un file, ad esempio questo, un file che non fa altro che esportare delle variabili che ci possono essere utili per poi fare delle compilazioni. Ad esempio diciamo, mettiamo questo file a fianco alla cartella principale di Bitroot, poi diciamo Bitroot host, che sarà quindi la cartella radice del compilatore, è la cartella corrente /bitroot/output/host. Poi aggiungiamo ad esempio al path di sistema
la cartella dei binari di, questa, di questo file system fittizio, e diciamo che il cross compile è questo nome qua, questo è praticamente il prefisso della toolchain di Bindroot, che poi verrà completata ad esempio con GCC, LD o tutti gli altri tool del, della toolchain. Quindi carichiamolo sulla sulla shell corrente, quindi source cross compiler, caricato. Quello che vediamo adesso è che se io faccio arm trattino bindroot gcc denominator version, io sto ho all'interno del mio vat già tutti i software per, fatti per, da bindroot per poter compilare sulla scheda. Quindi proviamo a scrivere un semplice hello world. Facciamo giusto un makefile per facilitarci il compito di compilazione, quindi esportiamo ad esempio la variabile cc che sarà uguale a, l'ho chiamata l'altra variabile, post, vero? Bindroot post, no, cross compile mi serve cc, perché cross compile era tutto il prefisso, quindi arm-bindroot- eccetera eccetera trattino, e poi ci attendiamo gcc e poi facciamo una regola hello, il file hello sarà generato a partire dal file hello.c in questo modo cc ml, ci mettiamo build root host slash user slash lib, questa è la cartella dove andrò a prendere le librerie meno wall, meno extra, meno o 2, meno o il file di destinazione e poi tutte le dipendenze. Proviamo a compilare, ha compilato, c'è il file hello, questo è il file binario, prova ad eseguirlo, no, funziona. Ah no, invece il compiler. No, sbagliavo qua. Giustamente. Sta perfetto, sta compilando. Ok. Sì, ok. Ho sbagliato a mettere la definizione della variabile. Adesso è compilato gram. Se io vado ad eseguirlo mi dice che il formato non è valido, perché io ho un archetto di 76 litri, la comunicazione sarà fatta grande. Quindi provo a mettere il file direttamente sulla scheda. La metto direttamente da qua.
cancello in c'è, lo eseguo e funziona. Quindi questo è il modo per poter utilizzare la toolchain generata da Bitroot per compilare programmi che girino sul sistema target. Io con questo concludo. Questi sono dei link di bibliografia, dei dettagli di quello che sarò detto sulle slide precedenti, il materiale che ho messo online.